8 errori che fanno sembrare la tua casa sporca. Questo è un video molto strano rispetto a tutti quelli che metto in questo canale, ma mi piaceva assolutamente farlo perché nel fare le pulizie stavo riflettendo su questa cosa e ho detto devo, voglio fare questo video. Allora, il primo errore, diciamo, ovviamente questo è una classifica del tutto personale, prendila come una cosa personale, prendi i punti che ti sembrano tuoi e falli tuoi per anche occupare meno tempo nelle pulizie. Scrivimi anche tu nei commenti cosa ne pensi, ma soprattutto i tuoi errori che hai fatto o che stai facendo per autoaiutarci, perché alla fine il concetto è quello, ci dobbiamo autoaiutare. Il primo è avere oggetti ovunque. Io lo dico spesso nei miei video, non amo i suppellettili, quelli che vedete qua sono gli unici, poi ho un angolo, la chiamo il mio angolo magia, ma poi io ho tutte le superfici pulite perché senza nessun oggetto, perché con lo straccio passo vrup, e 2 secondi ho pulito. E anche perché avere oggetti ovunque veramente ti, come si dice? Sembra davvero un po' un caos, il pasticcio, e sembra che ci sia sporco. Magari hai appena pulito, ma tutto quel casino ti fa sembrare l'ambiente sporco. Il minimalismo è sempre la cosa migliore. 2. Scarpe e cappotti in giro. Anche questa cosa qua è un'abitudine che veramente non mi piace neanche un po', non mi è mai piaciuto. Ho sempre cercato di insegnare ai miei bambini di non entrare con le scarpe in casa. Uno, perché è anche una cosa di vibrazioni, cioè la tua scarpa porta, è una cosa anche a livello di energie, prova a pensare anche, è anche fisico, tu vai e cammini ovunque, ovunque, e ti porti le energie, lo sporco anche fisico, oltre che emozionale. In casa, e invece se tu lo fermi fuori, se tu le scarpe le lasci fuori, lo sporco, i batteri, i germi di qualsiasi altro posto dove sei andata e anche l'emozione, le vibrazioni, le lasci fuori, entri che sei ancora più pulita e preservi il tuo ambiente. Oltre che veramente avere scarpe ovunque, cappotti ovunque, è veramente anche antiestetico e non così bello. Mettiamo all'ingresso, magari, se non possiamo metterle fuori di casa perché magari abitiamo in un condominio, all'ingresso mettiamo una scarpiera e un portacappotti, un portaoggetti, di modo che appena arriviamo lasciamo tutto lì ed entriamo puliti, puliti a livello fisico, puliti a livello mentale, di psicologico e siamo a casa finalmente. Il terzo errore, chiamiamolo errore, poi è tenere aperti i mobiletti della cucina, della dispensa. Anche quello fa sembrare la casa sporca, disordinata, non curata. Cerchiamo sempre di tenerli chiusi e magari cerchiamo anche di tenerli ordinati. Io sono disordinatissima, però mi impegno. Il mio impegno è avere meno oggetti, avere meno cose, di modo che faccio alla svelta anche a sistemarle. 4. Il cattivo odore. Anche il cattivo odore quando entri in una casa sembra che sia sporca, invece magari hai appena fatto le pulizie, però se c'è un cattivo odore ti dà subito l'impressione che quella casa sia sporca. È solo un'impressione, però possiamo anche evitarlo. Il quinto errore è troppa polvere. Anche questa cosa qua, se ci sono 3 dita di polvere in una casa, magari c'è solo la polvere e poi è stata pulita bene, capito? Però magari è una settimana che non facciamo le pulizie, ovviamente la polvere c'è. Ecco, anche questa cosa fa sembrare la casa un po' sporca. Altro motivo per il quale io cerco sempre di non, cioè non ho niente sui mobili, ma proprio perché per fare la polvere io ci metto un nanosecondo, proprio drum, ci passo e l'ho già fatta, magari con un panno anche bagnato così pulisco anche. Per cui minimalismo sempre e comunque. Anche il buio fa la casa sporca.
Pensate alle case, le case dei nonni, dei vecchi che puzzano, che c'è tutto chiuso, fanno casa sporca. Se invece c'è tutto, c'è il sole, c'è la luce, è casa, sembra, dà l'impressione che sia una casa molto più pulita. Il settimo errore. Lasciare i piatti sporchi ovunque, i bicchieri ovunque, sporchi, ti dà proprio l'impressione di essere una casa lercia, non sporca. Ecco, cerchiamo di mettere nella lavastoviglie o comunque mano a mano lavare sto piatti, anche perché poi se li lasci lì tanto tempo fai fatica anche a pulirli. Quindi un po' di curiamoci un po' di più. Ecco, una cosa che mi dà un fastidio e che le mie figlie ogni tanto mi fanno e che fa sembrare la casa sporca, o meglio ancora il bagno sporco, sono gli schizzi sullo specchio. Mi dà un fastidio che tu non hai idea. A me dà fastidio vedere gli schizzi di acqua sullo specchio. Magari sono stati appena fatti, perché comunque uno specchio sporco lo vedi. Vedi quando sono stati schizzi freschi, diciamo, o schizzi stagionati da 2 settimane, 2 mesi che non si pulisce questo specchio. Quindi si vede che non è sporco, ma è solo una disattenzione. Però a me dà fastidio vedere quelle robe lì. E quindi, ecco. Noi abbiamo parlato di 8 punti, però voglio dirtene un altro che per me è fondamentale, che fa sembrare la casa sporca, l'energia delle persone. Se tu entri in una casa a livello vibrazionale basso, dove si sta male, dove le persone che ci abitano stanno male, sono rancorose, litigano tra di loro, hanno vibrazioni basse, stanno passando un momento brutto della loro vita, ma lo gestiscono male questo momento della loro vita. Questa casa a livello energetico e vibrazionale è sporchissima, anche se le persone che ci vivono la tengono a livello di pulizia perfetta. Quando entri in una casa pesante lo senti, anche se è tutta pulita. E se tutti questi primi 8 punti li abbiamo comunque considerati o comunque attuati a livello pratico. Al contrario, se in quella casa ci vivono persone solari, in amore, persone che sono aperte al mondo, sono a livello vibrazionale ed energetico, sono positive, affrontano la vita, anche i momenti brutti, in modo costruttivo, lo senti subito ed è un'altra casa. Quindi, buona vibra!